Questa persona, diciamo, non siamo stati molto amici nel passato, anzi, diciamo che la pensavamo, diciamo, vivevamo un po' in due emisferi diversi, in due momenti diversi, però poi nel tempo ci siamo trovati a pensare praticamente le stesse cose, anche in maniera un po' inquietante, no? A pensare al teatro, a pensare al cinema, e siamo diventati due persone più vicine possibile. Una persona che ha fatto della sua carriera satira politica, una satira che però si sta spegnendo, perché ormai la satira è diventata una cosa strana, perché è stata una satira sempre contro i politici, no? Craxi, Andreotti, e poi questi non ci sono più. Oggi uno potrebbe fare la satira con Draghi, ma non serve più. Allora, sono curioso di sapere cosa sta pensando in questo momento un uomo che ha fatto gran teatro, anche tanto cinema, ma soprattutto è un uomo controcorrente. Paolo Rossi, vai! Questo è un momento... Sto pensando che voi mettete... Qui in Rai mettono le sedie sempre troppo alte. Ma non sei basso, eh? Sono alti gli sgabelli. Va bene. No, giuro. Queste sono vuote, va bene. No, perché volevo farle in poltrona, poi ho detto... Poi no. Dirà che l'ho messo apposta in poltrona. Sì, va bene, va bene, va bene, va bene. Paolo. Dimmi. No, una sola riflessione. Sì, ok. No, oggi riaprono i teatri, giusto? Sì. Io siamo qui in televisione. Siamo in televisione. È un momento inquietante questo. È paradossale. Che domanda mi facevi? Che no, volevo sapere una cosa. Un po' di sonno, però diamo. No, io volevo chiederti questo. Cioè, tu hai fatto satira sempre contro qualcuno, ma non pensi che in fondo, cioè, oggi, non avendo più un nemico, no? Una volta il nemico era Craxi, sì. Andreotti, sì. E poi è stato Renzi, Berlusconi, chiunque. Sì, sì, sì. Cioè, oggi chi è il nemico? O non serve più il nemico per fare la satira? Allora, è difficile farla oggi perché è difficile fare la parodia di una parodia. Spiegamelo. È come imitare un imitatore, è una cosa impossibile. In questo momento mi sta guidando molto Shakespeare, io sto facendo l'Amleto adesso. Cioè, è la satira, può essere o politica o di costume, di solito. Questi sono i due... filoni. È stato molto saggio, eh? Sì, sarà l'età, sarà lo sgabello alto. Lo sgabello. La satira sulla natura umana, quella racchiude tutto, sia quella politica, sia quella di costume. Ma oggi senti la censura, tu pensi ci sia censura? Ma io la censura non ho mai, cioè quando ci censuravano, io non ho mai fatto la vittima. E quindi dicevo, la censura, ti dico, guarda domani la fila, no, al botteghino. È una botta di fortuna, quando ti censurano è successo fortuna. Vero, no? Io mi dicevo, ah, ci hanno censurato, sì, alcune censure erano ridicole. Cioè, guardavo adesso Marlon Brando, no? Se non l'avessero bruciato, forse non avrebbe avuto questo ultimo Tango a Parigi. No, era un bel film. La prima parte, la seconda già meno. Diciamo. È passato tanto tempo da quando l'ho visto. Quindi non, la prima parte non... c'era... No, però il fatto che sia stata la censura... Adesso la censura non c'è più di fatto. L'hanno abolita, ma no? Ma perché non siamo più pericolosi? Il teatro è pericoloso. Oggi il teatro che io e te facciamo vive un momento paradossale, perché... Diciamo che c'è un sacco di gente che fa il nostro lavoro che dice di amare il teatro ma odia il pubblico. E questo e se odi il pubblico non ha. L'hai detto tu, questo è vero. È vero. Quindi abbiamo fatto degli spettacoli. Io a quest'ora sono serio. Sei sobrio e sei serio. Sono sobrio e sono serio. Ti abbiamo messo una serie di bottiglie vuote in memoria di quel tempo, no? Beh, perché io seguivo i miti trasgressivi. Tu eri un po' Lenny Bruce all'inizio. Sì, all'inizio sì, ma seguivo in realtà Cecchellin, che era un comico triestino. Chi è? Cecchellin, Angelo Cecchellin, che diceva meglio un alcolizzato famoso che un alcolista anonimo. E fammi la sottolineatura. Fammi la botta di... Il Can de Trieste, la sai? La sai un Can de Trieste? Il cane di Trieste, la conosci? Il cane di Trieste. No, questo è il cane di Cuneo. Questo cane di Cuneo è un cane da tartufi morto. Un cane di tartufi stanco, va bene. Come faceva il cane di Trieste? E perché quel campio di un cane... Un cane di Trieste.
No, questa è la balilla. Mi vuggite, chiede l'ami. Mi vuggite per lavorare. Allora, sempre, dimmi una cosa solo, per cortesia. Quando, se tu adesso non ti senti censurato, tu concordi che Walter Chiari è stato l'unico comico che ha fatto comicità senza dover insultare un politico? Sì. Oggi col senno di poi rifaresti... Anche Staglioli. Anche Staglioli. Sì. Allora, però tu mi oggi... fa ridere. E Walter Chiari, devo dire, è stato un mio modello, più che Lenny Bruce. Ma oggi tu rifaresti satira politica di nuovo? Beh, va fatta, ma devi trovare delle vie laterali. Io sono chiuso in teatro da una... Io ho cominciato durante il lockdown. Io ho lavorato, devo dire la verità, magari anche non pagato, nei cortili, nei teatri, facendo vedere le prove, perché è importante recitare col pubblico e non al pubblico. Quindi la satira che ci sarà verrà fuori quando rincontrerò il pubblico e capirò di cosa ha bisogno anche lui. Ma diciamo, possiamo dire, tu pensi che in Italia ci sia una grande qualità teatrale o una bassa qualità teatrale, onestamente? Mi appello al quinto emendamento. Che bastardo che sei. Che no, no, questa no, ma, no. È la seconda volta che esco in scaletta dopo un magistrato. L'altra volta è stato con Di Pietro, che mi ha bruciato. Cosa? Ti ha bruciato le battute? Sì, ha fatto più tutte ridere. Le battute no, comiche le diceva lui. Gli ha chiesto una profezia del futuro e lui ha detto... Ecco, quel giorno è finita per me la satira di un certo tipo. Con Di Pietro? Sì, perché era prima di me in scaletta, in una trasmissione, e gli hanno chiesto, ma lei cosa pensa di quel, cosa succederà? E lui ha detto, e che c'ho io? Il cilindro di cristallo. Il cilindro? C'è il coniglio? C'è stata una risata oceanica, io sono rimasto così, lui è uscito, ma guardate, mi ha detto, oh, t'ho scaldato il pubblico. Era finita. Il cilindro ho è detto, come il di coniglio di pelle. Certo. Io adesso sto cercando una nuova, perché comunque anche Shakespeare faceva satira. In realtà, però la faceva sulla natura umana. Shakespeare non era politicamente corretto, però. Diciamo era altamente scorretto. Pensa uno Shakespeare... Cioè, a parte che rubava a chiunque i testi, li rubava tutti. Ma giustamente, perché in teatro si fa così. Era scorretto. Scorrettissimo. Cioè, tu stai facendo un Amleto, giusto? Sì. Spero tu lo faccia, o è politicamente corretto, o è con delle invenzioni registiche. Tipo no, Polonio transgender. No, Re Claudio. No. Cioè, vero? No, vero. È recitato col pubblico, un po' come fece Giulietta e Romeo. Cambia un po'. Io sono bravo a improvvisare, quindi... Perché io vedo uno Giulietta e Romeo, non dico nome e cognome, dove Giulietta, affacciandosi al balcone, alzava la gonna. Lì sono uscito perché mi sono detto... Sono provocazioni... Perché tu frequentavi teatri d'elite. Ma no, io però... ho visto un Amleto di un teatro povero, povero, che non aveva neanche il teschio. Cioè, dipende non se da lo potevo permettere. Non so, forse era una scelta registica. Senti, voglio far vedere un filmato di un secondo, perché io ho avuto ansia tutta la settimana. È un contributo di una comicità... che adesso ha un successo, per cui ho degli scoppi di bile, di invidia, perché pagati moltissimo, i bambini impazziti per loro. Ecco, se tu lo guardi un attimo, questo è LOL, su una grande rete, e spero passa, forse parta anche il filmato, se parte, forse. Vedi le espressioni, soprattutto le battute che sono diverse. Se non parte il filmato io vado avanti comunque. Improvviso. Perché questo è una cosa terribile, perché è pieno di parolacce con cui non sono moralista. Attacca maestro! Ma lo sai che ho messo la firma per donare gli organi? Però il primo organo lo volevo donare a te, lo sai? Musica! Mamma mia! È che il palazzetto dello sport di Sansevero è la bionda, parlo con te. Wow! Lo sai che se passi una notte con me ti faccio camminare come il dottor House? Possiamo fermarlo. Prima era LOL, un'immagine, questa è felicissima serata. Io ammetto, mi sento in colpa, sono stato male, perché mio figlio era sdraiato, che rideva, e io ero come un depresso in un angolo.
Cosa vuol dire? Penso che... Stiamo invecchiando, Paolo. No, Paolo, ma... dillo con parole tue. Questo è il problema. No, io le rispetto, No, no. Allora, ci sono degli orari... La prima coerenza di un comico è... Ci sono degli orari in cui puoi ridere su certe cose, delle situazioni in cui puoi ridere di altre, distanza che devi prendere per certi argomenti un po' scottanti. Si ride a parrocchie. A Però volte. Il fatto che uno... Ti capite mai di non si ride a parrocchie? No, sono confuso perché... Parrocchia cosa? Parrocchia di destra, parrocchia di sinistra, non, no? Non capisci più. Finito tutto. Io l'altro giorno stavo facendo la... Stavo facendo preparando Zuzzolo, la... Zuzzolo, fammi un... Ti ricordi questa? Chi è? Gabber. Allora, c'è chi dice che è la cosa di destra, c'è la cosa di sinistra. Questo lo diceva 30 anni fa. Adesso sì. Magari uno facesse anche uno sketch così. Sì. Mi ricordo più bene le parole, lo shampoo di destra. Le scarpe da tennis sono da sinistra. Palamare di destra o di sinistra? Sì. Ma era simpatico. È simpatico, per cui... Cioè, ci sono delle cose oggettivamente simpatiche e delle cose che non fanno ridere. Per dirla tutta, mio padre era di destra, è la persona più democratica che tu gli hai voluto bene, in fondo. Sì. Sì, no, sì. Un momento, possiamo fare un momento che ci commuoviamo? Tutti, sì. Senti, no, io voglio insistere sul teatro, perché è la cosa che mi sta più a cuore, e tu l'hai fatto tutta la vita. E questa è la cosa che ci unisce. Non pensi che bisogna fare una selezione darwiniana? Cioè, diciamo, quelli che proprio non sono molto bravi, ci sono un sacco di mestieri nuovi, Sì, il problema è anche che... questa è la società dello spettacolo e ormai recitano fuori, rischiamo che recitano tutti meglio di noi. Ma non è vero, ma guarda, sai che non è vero. Ma con l'andazzo che c'è, tutti politici fanno più ridere. Una battuta di un politico in un talk show porta a casa più voti di un contenuto serio. Sto diventando serio anch'io. Mi sta venendo da più. I fruttivendoli, i pizzaioli recitano meglio di noi. Gli unici, gli avvocati, i notai forse, perché fanno ridere. Fa Riccardo III da un notaio. Il momento della parcella è molto drammatico sempre. Sì, però quando leggono, non so neanche leggere. Riccardo III eletto al notaio. Non so se siete trasformati in una stata, questa persona di York, il numero che sono entrato sopra la nostra casa e sono sprofondato in oceano. Sono 6.000 euro. Ma non ho capito un cazzo. Se capivi erano 12.000, questo è il punto. Senti, cos'è l'improvvisazione per te? Funambolismo. Sapendo che prima di tutto devi mettere in gioco te stesso e che il confine tra un colpo di genio e una cagata è così, è piccolissimo. Qual è il momento più imbarazzante della tua carriera? Il momento più imbarazzante? No, quello dove ho passato più paura. Un po' più paura nella tua vita? Beh, allora, passata quella, al derby, al cabaret, c'erano 10 persone che in sala, che non... ridevano, ridacchiavano e c'era uno davanti con due biondone che non rideva e io ho fatto il guascone, gli ho detto come mai non ridi? Lui ha tirato fuori il cannone, l'ha messo sul tavolino e ha detto perché non mi fai ridere per un cazzo, sentiamo la prossima battuta. E sei riuscito ad andare avanti? No, ho detto lo spettacolo è finito, grazie, arrivederci. Però una volta passata quella, cosa vuoi che succeda? Che senti, mi chi è l'uomo invece che, o la persona che ti ha insegnato a non aver paura sul palco? Iannacci. Perché? Perché una volta siamo usciti da un locale e nel corridoio c'era un Doberman che ringhiava e lui si è avvicinato al Doberman, l'ha guardato così e gli ha detto spostati o ti succhio il cervello dall'orecchio. Iannacci. Sì, e il Doberman è andato via così. Perché è il tono. Più che le parole. Non credo che il Doberman... Paolo, facciamo uno spettacolo insieme? Ma perché no? Facciamo un Otello. Che fai? Una sera io, una sera te? No, l'hanno già fatto una volta e non sapeva le battute nessuno dei due, è stato un disastro. Facevano Santuccio e Gasman. Va bene. No, invece andrebbe fatto dove io faccio un Otello completamente cretino, perché Iago continua a spiegargli
che è cornuto e lui non se ne accorge. Non se ne accorge, sì. Senti, cosa hai voglia di fare adesso? Avessi la bacchetta magica e potessi cambiare il teatro italiano. Come riorganizzeresti il teatro italiano oggi? Allora, io non ho condizioni di causa per riorganizzarlo. Io so cosa in questo periodo mi ha molto colpito. Andando a recitare nei cortili, nei teatri di periferia, nelle cose in questo periodo, il pubblico che non va mai a teatro, non quelli gli aficionados, vorrei andarlo a cercare. Come farlo venire a teatro? Perché insomma, aprono i teatri, però ci vogliono anche questi per aprire i teatri, sia per chi li apre che per chi ci andrà. Perché adesso l'hanno aperto aprile. Qualcuno si può spiegare che aprile i teatri in genere finiscono le stagioni? Sì, sì. No, perché io ogni tanto penso di essere matto, però aprile chiudono. No, perché vedere un pubblico di nuovo incantato, così, che disturba anche magari, però facendo teatro all'improvviso mi aiuti anche. Cosa ti fa ridere? Staglioli. Staglioli, vedi, per esempio, Staglioli, se noi lo rivediamo adesso con i nostri figli, ridiamo. Allora, è successo una discussione sull'umorismo con mio figlio più piccolo di 18 anni, più piccolo, più alto di media, di 18 anni, discutevamo, questo ti fa ridere, questo mi fa ridere, i meme, i TikTok e le robe lì, io gli raccontavo le mie, con Staglioli una pizza, ridevamo tutti e due negli stessi punti. Senti, io voglio dire una cosa, perché sennò poi dicono che non siamo abbastanza cattivi, un po' bisogna esserlo. Comico, il brutto teatro ha fatto una tragedia, perché la gente che va a teatro non sa se uno spettacolo è bello o brutto, si annoia, per cui esce dicendo il teatro è noioso. A volte invece è quello spettacolo che è noioso. Allora io penso che oggi non pensi che bisogna ricominciare da spettacoli che abbiano un patto col pubblico, un'empatia, ecco. Dove non deve essere un momento punitivo, no? Noi abbiamo visto degli spettacoli, con tutto il rispetto per i grandi maestri, ma delle rotture di balle pazzesche. Bisogna avere il coraggio. Il teatro deve tornare, in qualche modo, visto che qui si deve ricominciare da capo, deve tornare a essere un'assemblea, un processo simbolico, un rito collettivo, dove il pubblico, cioè, uno si deve, bisogna diseducare il pubblico. Allora da lì si può partire, cioè uno, se non capisce una scena deve alzarsi e dire scusi, puoi ripetere con la battuta che non ho capito perché? Senza rete. È così. Con i migliori, in Italia. Ho visto che adesso c'è un restore, 6 miliardi di euro, speriamo ce ne diano qualcuno al teatro. Senti, ti lascio questo riso kosher, che non è il riso da mangiare kosher, ma è un gioco di parole, il riso kosher, che però nella tradizione ebraica è un riso corretto. Nel senso del politicamente corretto o scorretto. Corretto. Paolo Rossi! Allora, signore, io